Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle interviste di Itinerari e Kayak. L'ospite che andremo a conoscere oggi ha iniziato ad andare per mare fin da piccolo in barca a vela, per passare poi anche al kayak. Molti lo conoscono per la sua esperienza nel riparare e modificare kayak in carbonio e vetroresina. E oltre a collaborare con la Nautica Mannino Kayak, ha realizzato dei modelli di kayak, di cui alcuni attualmente prodotti proprio dall'azienda siciliana. Diamo il benvenuto a Fabrizio D'Angelo. Ciao Walter, salve a tutti, grazie per avermi invitato alle interviste di Itinerari e Kayak. Ciao Fabrizio, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ti faccio subito la prima domanda, riguardante i tuoi esordi. Come hai iniziato ad andare in kayak? Beh, ho iniziato a scoprire il kayak molto tardi perché avevo quasi 40 anni, era il 1995. E tramite un amico scoprì questa meravigliosa cosa che era il kayak. È nata subito un amore a prima vista con questa piccola barca che ti permetteva di fare tutto, di andare dove volevi con una libertà assoluta. Però i miei esordi a mare cominciano molto prima, perché quando avevo 7 anni ho iniziato ad andare in barca con mio padre che mi portava di qua e di là. E mi è venuta la passione per la navigazione, che è continuata negli anni. Nella fase adolescenziale ho avuto pure molte barche piccoline, derive, su cui ho imparato ad andare a vela, per cui poi alla fine sono diventato un velista e è stato contagioso tutto. Quindi quando sono arrivato al kayak, in effetti avevo già una bella esperienza di mare, di tante barche, imbarcazioni anche a motore, un po' di tutto, perché mi è sempre piaciuto navigare. Ci sono arrivato in una fase matura, ma è stato meglio perché ho potuto apprezzare subito quello che mi aspettava. Beh, sicuramente l'esperienza in mare avrà aiutato parecchio. E vuoi parlarci adesso di qual è stato il tuo percorso come kayaker? Beh, come ti dicevo, ho iniziato con questo amico, quindi diciamo che il mio percorso iniziale è stato sul K2, perché ovviamente il fatto di stare insieme a un'altra persona e condividere questa passione è stato molto forte all'inizio, quindi le mie uscite al 90% erano sul K2, un K2 da mare ovviamente, e poi man mano ci veniva sempre questa voglia di sperimentare di più, di fare cose più, tragitti più lunghi, e quindi abbiamo fatto un paio di cose. Diciamo, abbiamo organizzato delle piccole avventure di navigazione in kayak. La prima l'abbiamo fatta nel 98 con questa barca già modificata da me, aveva anche la vela, e abbiamo fatto 100 miglia in 5 giorni. Abbiamo fatto Nerano, Punta Licosa, in campeggio naturalmente libero, una cosa proprio spartana al massimo. E poi dopo 4 anni da questa cosa, sempre continuando ad uscire insieme, abbiamo partecipato pure a delle gare, diciamo, di kayak da mare. Abbiamo fatto una Capri Napoli, facevamo il trofeo pure di Punta Campanella, che poi ho creato io nel 2002, nel 2003. E nel 2002 abbiamo fatto questa circonnavigazione del Golfo di Napoli, sempre con questa stessa barca, di cui avevo apportato delle modifiche. E quella è stata un'esperienza molto bella, perché poi mi ha fatto conoscere anche altri moltissimi canoisti che oggi sono amici. E da quella circunnavigazione, che erano 50 miglia che abbiamo fatto in 3 giorni, e poi è nata tutta l'idea dei raduni di Punta Campanella, della festa della canoa in mare, che abbiamo fatto per anni a seguire. E negli anni che hanno seguito questa, diciamo, questa piccola impresa che abbiamo fatto, e lì il mio percorso di kayaker è diventato sempre più fitto di appuntamenti, di raduni, di gare amatoriali. E poi parallelamente mi è venuta anche questa voglia di progettare, di fare, perché già avevo fatto in passato con barche più grandi, e ho trasferito tutta questa esperienza che avevo sul kayak, ho cominciato a fare i primi modelli di barche, diciamo, a produrre i primi modelli, i miei progetti.
È interessante quanto dice proprio riguardo appunto la lavorazione sulle imbarcazioni. Molti si rivolgono a te per quanto riguarda appunto riparazioni o modifiche su kayak in vetroresina e carbonio. Diamo un'idea a chi pratica sport di pagaia, ma non ne sa molto in questo senso, cioè quanto è riparabile un kayak? Una volta riparato, torna praticamente come nuovo, sia strutturalmente che esteticamente? Beh, sì, sono diventato abbastanza conosciuto nell'ambiente perché comunque metto le mani su tutti i tipi di barche, qualsiasi materiale sono costruite, tranne il polietilene. Ma barche in vetroresina, barche in carbon cable, sottovuoto, in carbonio, in compositi, anche in legno, io posso tranquillamente, insomma, operare sopra. E ovviamente avendo un'esperienza pure come canoista, come kayaker, riesco a fare dei lavori, riesco a capire soprattutto quello che le persone vogliono, perché il kayak è come un vestito, te lo devi un po' cucire addosso. Per cui io cerco sempre di interpretare quello che le persone vogliono da una barca, quello che desiderano per la loro sicurezza, per il loro stare bene a mare. E quindi modifiche, restauri, verniciature, tutto ciò che serve a far rinascere una barca. Per me è una cosa molto bella farla e soprattutto ho fatto felici anche molte persone che avevano delle barche che si potevano solo buttare e invece adesso navigano felici e contenti perché sono ricordi della loro infanzia, dell'adolescenza e quindi preferiscono più che comprare una barca nuova, restaurarne una vecchia. E ci sono, devo dire, delle barche che meritano questo perché quando una carena è disegnata bene funziona sempre bene. E io ho avuto modo di vedere e confermo che fai delle buone riparazioni e degli ottimi lavori per quanto riguarda la vetroresina e in particolare sui kayak. E tu hai anche una collaborazione con la Nautica Mannino e hai progettato due modelli di kayak che adesso sono in produzione presso questa azienda siciliana. E, che caratteristiche deve avere un buon kayak? Sì, da 2 anni collaboro con la Nautica Mannino Kayak, un'ottima sinergia, mi trovo molto bene con loro. Stanno già realizzando 2 miei progetti, uno già, diciamo, è pronto da 1 anno, è già sulla rete di vendita, un altro sarà pronto per l'anno prossimo. E poi parallelamente cerchiamo di fare un lavoro per il miglioramento sempre di tutte le specifiche inerenti ai kayak, renderli sempre più sicuri, renderli più adatti a tutte le persone. E cerchiamo di sviluppare discorsi anche proprio inerenti proprio alla sicurezza, all'efficienza delle barche, diciamo su tutti i punti di vista. Che dire, un kayak, cosa deve avere un kayak per essere un buon kayak? Innanzitutto ogni kayak deve essere scelto in base a quello che uno vuole fare, in base alle proprie esigenze, in base alle proprie competenze, in base al proprio grado di esperienza. Però ci sono delle caratteristiche generali che bisogna tener conto quando si progetta una barca, cioè quella di creare una barca che vada bene un po' per tutti, quindi un compromesso, perché comunque la progettazione è sempre un compromesso, perché se vuoi la velocità perdi la stabilità, se vuoi la stabilità perdi la velocità, questo per dire solo un paio di parametri. Quindi diciamo una barca che abbia equilibrio, ecco, questa la tendenza è quella di cercare di fare una barca quanto più equilibrata possibile, perché equilibrio vuol dire sicurezza, una barca che si comporti bene su varie tipologie di mare, quindi una buona carena, delle ghiglie abbastanza profonde da mantenere la direzionalità, una barca che non si esponga troppo al vento, che abbia un sedile messo in una posizione corretta per permettere al kayaker di fare un giusto gesto tecnico, una mastra che permette di sfilare il gonnellino con facilità e con rapidità quando si fanno atterraggi con mare mosso. Ci sono tante cose da curare per realizzare un prodotto che cerchi quanto più possibile di avvicinarsi, diciamo, alla perfezione, cioè a come meglio puoi andare per mare. E sempre rimanendo nel contesto della produzione dei kayak,
Come nasce e quanto ci vuole per realizzare un kayak dall'idea alla produzione del primo modello? Come nasce una barca? Bella domanda. Posso dire come nasce per me una barca? Allora, per me nasce prima nella mia testa. Quando è nata nella mia testa, comincio a buttare giù qualche schizzo, qualche disegno. Dopodiché, dal momento che sono un ebanista, la costruisco con il legno e faccio un modello. Fatto il modello, cerco di fare dei test in acqua. Finita questa fase, il modello viene portato poi nel cantiere. Quanto tempo ci vuole per fare un modello? Ecco, questa è un'altra bella domanda. Dipende da quanto tempo vuoi dedicare. Per fare Eagle, il surf ski che è attualmente in produzione con Mannino, io ci ho messo 9 mesi, come una donna fa un bambino, esattamente 9 mesi. Ma perché devi comunque, diciamo, dividerti tra il lavoro di riparazioni, i restauri che faccio e poi la progettazione, la costruzione proprio del modello. Se ti ci metti tutti i giorni, ci puoi mettere anche di meno. Però ci vuole anche un certo tempo per controllare che tutto venga in un certo modo. Diciamo, deve seguire una fase evolutiva anche la creazione del modello. Dopodiché, finita questa costruzione del modello, va in cantiere. Il cantiere lucida, rifinisce il modello se c'è qualche imperfezione, diciamo, nella parte superficiale, dopodiché viene creato lo stampo e una volta creato lo stampo si è pronti per la produzione, perché poi si mette nello stampo i materiali a seconda della tipologia di come si vuole costruirlo e incomincia la produzione in serie. Diciamo, questa è la trafila per ottenere un kayak, però prima che il kayak esca ci sta molto lavoro mentale, manuale e di creatività e di passione soprattutto. Certo, immagino, lavoro, creatività e passione. E, a questo punto, Fabrizio, ti saluto, noi ti ringraziamo per averci dedicato il tuo tempo. Grazie e buon kayak a tutti. Anche noi a questo punto siamo giunti alla fine di questa puntata e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo ospite, una nuova intervista, dove parleremo di altri aspetti interessanti legati al kayak. Vi aspetto la prossima settimana.